Ah, siamo online? Bene, allora, questo sarà un video senza tagli e senza montaggio, perché diciamocelo, ormai abbiamo la soglia di attenzione che non è neanche di pochi minuti, ma di pochi secondi. Quindi, se continuiamo così, fra un po' girerà la citazione, la vita è quello che ti succede fra una notifica e l'altra. Per evitare questo, facciamo un bel test. Io provo a fare un video senza tagli e voi provate a non distrarvi ogni 10 maledetti secondi. Allora, se sei arrivato qui già, tanta roba. Questo video parlerà del fatto che spesso nella vita abbiamo due ruoli. Vi faccio un esempio. A volte sono automobilista e da bravo milanese mi trovo in coda e se 2 secondi dopo che è scattato il verde la persona davanti a me non parte sono pronto a suonare il clacson, quando ecco che si infila un motorino. Neanche il tempo di capire chi è per capire come insultarlo che è andato via. Questo genera molta rabbia. Dall'altra parte sono, non dico motociclista perché sennò mi immaginate con un giubbotto di pelle molto figo, sono uno scooterista, vespista per l'esattezza. E quando invece ho questo altro ruolo, me la godo tantissimo a superare le file di macchine infinite ferme al semaforo. Più la fila è lunga, più ce la si gode, a meno che non c'è un bastardo che si mette spostato rispetto alla fila. E quindi cosa si è costretti a fare? Io personalmente arrivo, sposto fisicamente la moto lateralmente in modo da passare e c'è un secondo bellissimo, che è quello in cui io guardo con la coda dell'occhio che non gli sto toccando lo specchietto, ma contemporaneamente lo sto giudicando. E poi ovviamente anch'io vado via prima che mi insultino. Ora, online questo duplice ruolo è rappresentato da fruitore di contenuti e creatore di contenuti. Da fruitore di contenuti mi ritrovo spesso a accendere e trovare finalmente una serie su Netflix che mi interessa e contemporaneamente prendere il cellulare e magari guardarmi qualche video su YouTube. Quindi, quando mi trovo dall'altra parte, cioè creatore di contenuti, sono costretto a fare una serie di cose, come mettere immagini che scorrono, testo in sovraimpressione. Anzi, adesso dovrei interrompere questa ripresa, spostare la camera in un'altra inquadratura altrettanto figa, non so se questa è figa, e poi riprendere il discorso. Oppure dovrei mettere un suono e un pop-up che viene giù dal basso con scritto iscriviti. Tra l'altro, già che sei qua, iscriviti. Ma perché ho deciso di stare online e fare video? Perché secondo me ormai siamo, volenti o nolenti, brand di noi stessi. Cosa vuol dire? Che, ad esempio, quando io ricevo un curriculum per la mia attività, lo apro, lo leggo e trovo informazioni tipo ottima conoscenza del pacchetto di Office, no dai, questo non lo scrive più nessuno, e buona conoscenza dell'inglese e auto munito. Bene, hai la patente. Ma ovviamente cerco altro online e qui si possono presentare 3 diverse cose. Le dico dalla peggiore alla migliore. La peggiore è che io trovi qualcosa su di te, ma sia completamente sbagliato rispetto al messaggio che vorrei ricevere. E questo guardate che non conta, non vale solo nel mondo del lavoro ormai, ma anche ad esempio nelle relazioni. Quindi cerchi una relazione stabile, scrivi alla ragazza che sei super fedele, ma online sei un mega donnaiolo. Oppure fai domanda per un posto in palestra e online trovo foto di te che bevi birra come se non ci fosse un domani. Oppure sei astemio ma fai domanda per una ditta produttrice di birra. Cioè, questo per dire che non c'è un messaggio sbagliato a prescindere, c'è un messaggio però sbagliato che possiamo lasciare rispetto al target a cui ci riferiamo. Quindi meglio di questo c'è il secondo punto, che è non essere presente online. Ma anche qui, ad esempio, quando ho dovuto riprogettare un pochino il brand e l'immagine che volevo passasse della mia attività, mi hanno fatto passaparola, mi hanno consigliato un designer, che è quello della migliore agenzia pubblicitaria, neanche di Milano, ma d'Italia. Però questo non è bastato. Io ho voluto cercare online i suoi lavori e quando ho visto che spaccavano, allora l'abbiamo assunto. Quindi la migliore delle ipotesi è che uno sia online per quello che è e quindi si è quasi costretti a mostrare ormai le proprie competenze. E a proposito di competenze, vorrei sfidarti a questo punto a fare un video così, senza tagli, perché dai, alla fine è divertente. E siamo chiusi in casa, siamo in quarantena, se non sei da solo puoi sfruttare quelle 3, 4, anche 5 ore che la persona che vive con te va a far la spesa. E fai così, immagina che siamo io e te al bar,
ti chiedo quali sono i tuoi sogni o qual è il tuo progetto di vita. E tu riusciresti, credo, a parlare per 5-10 minuti, o se sei una donna anche mezz'ora, un'ora? Ora prova a rifarlo a casa, ma con una camera. È completamente diverso, perché la fregatura è che puoi leggere quanti libri vuoi e puoi guardare quanti video vuoi di persone che ti insegnano come gesticolare e la PNL che ti insegna che parole dire, ma nella realtà, quando andrai a farlo, farai schifo. Per fare un paragone sempre col mio settore, che è quello dello sport, è come quando inizi a correre. All'inizio fai schifo e sei tutto sudato, ma pian piano migliora. Ora, vorrei che tu commentassi il video dicendo, secondo te, quante volte ho dovuto rifare questo video, perché magari all'ottavo minuto succede che passa una macchina, suona nel clacson o ti impappini in qualche discorso tipo il femminismo e niente, devi rifare tutto. Quindi lasciami un commento, dimmi secondo te che numero di chuck è questo qui e se sei arrivato qui, veramente complimenti, cazzo. E prendetelo come un test. Porca troia, che difficile.